Siamo nuovamente qua, signore e signori, live su PG Sports LOL, live per i Bilian Cup, Giovanetti e Wildcat, ed è il momento di rivedere giocare i nostri ANC Outplayed contro i BKGG, il match fantasma della prima giornata, vinto a tavolino dai nostri Outplayed. E Wildcat, bisogna essere tranquilli, non bisogna farci prendere dal panico, dalla sportività, anzi dobbiamo farci prendere la sportività ed essere più imparziali possibili come dei bravi caster, mi raccomando. Non facciamoci prendere la mano da No, 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 infatti, no, alcun tipo di tifo in queste situazioni, va bene? devo anche respingere le accuse circa la UD rosa che indosso durante le partite di Axolotl. È assolutamente casuale che io, dopo ore di casting, giacca e cravatta, voglia, insomma, giacca e camicia, voglia qualcosa di più confortevole da indossare. Visto che le partite di Axolotl arrivano per ultime la sera, indosso qualcosa di più confortevole. Come tu giustamente adesso indossi una maglietta un pochino più leggera della solita Ma bretella, siamo anche perché sempre, cioè, un po' questa gimmick delle sbottonati ogni tanto. bretelle Sì, un po' è più di poco. divertente, ma è un po' faticosa a un certo punto. Vediamo, a parte gli scherzi, come andranno questi Outplayed, perché la loro unica uscita è stata molto strana, sinceramente. Non è stata pessima, però c'è stato qualcosa che non ha funzionato, ovviamente perché sono qua, ma non ha funzionato in modo strano, perché sono stati molto. L'ho detto tante volte, ma strani questi outplayed. Sì, decisioni circa la draft molto particolari. Ricordo molto bene il game, ricordo di quel Corki matto schierato dai nostri Outplayed, un Corki nelle mani di Viktor. A parte quello, abbastanza metà aderenti nelle scelte, ricordo uno straordinario Bobista su Gangplank, ricordo un'ottima performance da parte di Mauki e Shredder dalla corsia inferiore, con uno Shredder solidissimo su Yuumi, dal buonissimo KD, ottimo apporto a livello di damage, ma non è arrivato il fight che volevamo, forse proprio per come era stata designata la draft, andavano sempre investiti molti punti vita nell'approcciare l'avversario. Se ricordo bene, una Zoe che avevano preso, una Zoe nelle mani di Noma, che ci aveva molto reso difficile avvicinarci al pit. Accident aveva performato molto bene su quello che spero di ricordare bene fosse una Felios, quindi non ci hanno molto reso facile lottare attorno agli obiettivi con quella composizione, i for the win, che hanno già ottenuto la qualifica. Questi BKGG, devo dire, mi preoccupano perché hanno uno stile molto frizzante, molto aggressivo contro i BCN Squad. Si è avuta una partita assolutamente di livello, secondo me. Dei BCN Squad, tra l'altro, che non mi sono parsi assolutamente negativi, credo che il loro percorso all'interno della competizione possa definirsi assolutamente positivo. Un Urgalex dalla corsia superiore per loro molto solido, una botlane di Poleyonna che mi ha solo che strappato applausi. Però questi Bacon non sono da prendere sotto gamba. Hanno giocato molto bene. Kamita dalla corsia inferiore, l'unico giocatore un po' blasonato, quello che ha qualche esperienza IRL. È effettivamente un grande shot caller che si trae dietro il team ed è il principale condottiero in queste iniziative molto frizzanti della squadra. Mi auguro che i nostri OP, che amano giocare scaling anche dalla corsia centrale, riescano a prendere qualche contromisura per questo gioco così aggressivo, magari mettendo nelle mani di Viktor qualcosa di un pochino meno improntato all'ultra late. Lasciare quell'onere a Bobista, che ha dimostrato di interpretare molto bene campioni come GP, campioni che faticano a ingranare, ma che poi nelle sue mani vivono un discreto weak side nei primi 20 minuti, e giocare poi il più possibile attorno a bot con Viktor, magari più nel ruolo del facilitator, che so che ha molti campioni di quella tipologia nel suo repertorio. Assolutamente sì. Tra l'altro sono andato a ricontrollare sui vari documenti segreti dei caster che abbiamo a nostra disposizione, ovviamente messi a disposizione da LVP come organizzatrice dell'evento, e ti confermo quello che dicevamo prima, cioè i Mad Lions sono già confermati contro i For the Win, e quindi la vincente di questo game si troverà i Movistar Riders, non proprio l'avversario che tutti quanti sognano di affrontare per dover passare a una fase di knockout stage, ma a quel punto si parla di un best of tre, non è più una partita secca, te la puoi giocare in qualche modo se dovesse andare tutto per il verso giusto, sia per gli Outplayed che per i Bacon. Abbiamo visto più ovviamente dai Bacon, visto che abbiamo visto la loro vittoria, gli Outplayed abbiamo visto una sconfitta, abbiamo visto che possono cavarsela. Vediamo come andrà. E piccola parentesi, ho parlato dopo qualche game, mi è capitato di parlare con Victor perché ci siamo incontrati in una di quelle belle Aram Custom che si fanno nottetempo nei meandri del League of Legends italiano,
E la prima cosa che mi ha detto quando sono entrato in voice chat è stato: ti è piaciuto il mio Corki? E non posso ovviamente dire come gli ho risposto per ovvi motivi, caro Volcat, però possiamo ben immaginare come è andata. Sa prendersi molto poco sul serio quando vuole Victor, anche se è comunque uno dei giovani talenti più apprezzati nel panorama italiano. E l'esperienza in PG Nationals non la racconta tutta perché ovviamente si è trovato molto sbalzato in quel livello di competizione, si può dire, ovviamente con le sue esperienze ai Cyberground. Assolutamente, l'intero roster ebbe una stagione molto difficile. Tra l'altro, ricordo di aver fatto qualche analyst desk in quella stagione. E sì, è stata una stagione molto burrascosa. È prestissimo per questo ragazzo ancora per andare a parlare di quella come un'esperienza negativa. Non è che uno dei primi mattoni che si va a mettere nella carriera di un giocatore. Ci auguriamo che questa Iberian Cup possa essere già una bella valvola di sfogo del suo talento, della sua champion pool molto ampia, della sua creatività. Ci auguriamo che questi outplayed qui ed oggi non si lasciano scappare l'occasione di questa qualifica, perché l'avversario è assolutamente alla portata. Siamo in Champions Select e c'è quel solito Respect Bandi Rek'Sai, che a questo punto sappiamo essere un leitmotiv importante per quello che riguarda RNZ. E vediamo anche tanti ban per la mid lane via Ekko e Ryze per Seconds, via LeBlanc e Twisted Fate invece per quanto riguarda proprio Victor di cui parlavamo, ma via anche Yuumi, perché se Red Side, hai visto che Shredder la può giocare e vai a togliere il gattino dalle mani di Shredder matto. Però è rimasto Open Lucian, questo non l'abbiamo visto ancora nella giornata di oggi. E Johnny, l'hai detto bene tu, può essere un bel carry questa formazione guidato da Kamita. Vediamo se lo sarà altrettanto sul pistolero delle isole ombra, delle sentinelle. La lore non è il mio forte, purtroppo so che fa parte delle sentinelle per ovvi motivi, visto che c'è stato un evento molto grosso, ma non sono così tanto esperto di quello che succede poi nei mondi di Terra. So che questo è il suo acerrimo rivale, però, e viene loccato adesso dai Bacon. Sì, c'è un bel tema lore in questa composizione per ora. Non importa che quel Lucian arrivato così presto sia molto difficile da leggere, perché ci sono ancora molte squadre che vanno a collocare Lucian nelle solo lane, quindi fino all'ultimo bisognerà rispettarlo come flex pick. Viego sta piacendo sempre più come carry da giungla, ecco, è tornato ad essere selezionato anche in ambito di Worlds. Molto spesso abbiamo visto proprio la differenza tra Xin Zhao e Lee Sin a voler fare i playmaker a bassa economia, e all'altro lato della medaglia è invece un Viego un pochino più jungle centrico, che si fa i fattacci suoi, che scala fino a quel Sunder e poi è contento di fare skirmish 2v2, 3v3, 4v4, 5v5 se trova l'angolo giusto e se riesce a terrorizzare l'avversario con quella sua, con quel suo sentiere della mietitura. Ce lo fa l'occhiolino Victor con quell'over su Corki, salvo poi andare a prendersi Zoe. Per il resto, gli outplayed stanno draftando le bombe a mano. Hanno preso B1 Lee Sin, hanno preso B2 Miss Fortune, B3 Zoe. Si va già un pochino più nel situazionale, nelle scelte, nella costruzione della composizione. A provare a tenere un po' in check quegli skillshot dalla lunga, arriva un ottimo compagno di reparto per quel Lucian in Braum. Assolutamente sì, questo è tutto molto standard adesso da entrambi le parti. Quella sì, quella Zoe forse è un po' più situazionale come detto, anche Viego non viene spesso giocato da tutti quanti esattamente i giocatori giungla, ma è stato meta fino a praticamente all'altro ieri, quindi è normale che ci sia ancora qualcuno che ami giocare il re in rovina. Viene tolta adesso Rakan dalle mani di Shred perché l'abbiamo visto su Yuumi, ma sa giocare molto bene i suoi playmaker, via un matchup classico per Zoe con quella Syndra, Sekko dovrà scendere un po' la sua champion pool. E Braum mi piace tanto come pick perché comunque va a dare fastidio enorme a Miss Fortune e a Zoe se riesce a non, se quei due campioni non riescono a snowballare abbastanza, l'indistruttibile sa essere veramente uno strumento comodo per andare a gestire. Come tra l'altro riesce in molti casi a comprare secondi preziosissimi alle bocche da fuoco più squishy, anche lo stesso Viego. Ci sono delle situazioni in cui Braum va a fare compagno di reparto con questi frontliner molto mobili, tipo Lee Sin, Xin Zhao, ed è veramente fastidioso vederti Braum piombare in avanti, trovare l'angolo per la frattura e fare fondamentalmente quello che fa Leona, ma con un'attitudine difensiva ancora maggiore. Mi piace moltissimo, sì, mi piace moltissimo, sì. Braum sta giustamente venendo proposto come un vice Leona Thresh, un pochino in realtà un ottimo
punto d'equilibrio tra queste due attitudini, una più offensiva, l'altra più difensiva nel ruolo del supporto. Qui, con la seconda tornata, giustamente vediamo i Bacon andare a rompere le uova nel paniere alla botlane, perché mancano ancora i supporti. Mi piace che i Bacon vedano in quella Karma una buona soluzione per il ban. Io sono assolutamente dell'avviso che Miss Fortune Karma sia un'opzione da esplorarsi. Vanno a rimuovere Rakan e Karma, per l'appunto, con i nostri outplayed che invece vanno a mettere l'enfasi sulle rimozioni per le solo lane, Syndra e Irelia. Vedo un over su Soraka che non so come prendere. C'è Nami open, abbiamo già visto Nami Miss Fortune fare delle cose incredibili. Anche Miss Fortune può essere interessante, sempre per la possibilità di sovrapporre le supreme. L'una stordisce, l'altra va a mettere il DPS, quindi concatenazione di omareggiata e bullet time, o dell'accordo, credo si chiami in italiano, vado a traduzione, crescendo quasi, vanno a mettere quindi la wombo combo stordimento più danno ad area sopra. Arriverà Thresh, che sì, però sappiamo va rispettato come un support che riesce a prendere la prio, che fa giocare Miss Fortune in modo molto aggressivo e con un set che può andare a giocare un buon blind sulla top. Ci sono molti counter situazionalmente forti su Set, però Set è spesso annoverato come uno di quei pick molto duttili, molto buoni da prendere al buio. Forse con l'opzione di Graves avrei preferito vedere Graves, ma c'è tanto potenziale di danno. Wukong in faccia a Set, ad esempio, è di quei pick non facilissimi per Set. Comunque Wukong è sempre contento di lavorare contro dei melee AD, è un campione che alla lunga con la build di Vayne Sunderer può outscalare Set inside, può contribuire al teamfight anche più di un Set con un buon scarico di danni in uscita da quel Sunderer. E poi tra l'altro ricordiamo che siamo in patch 11-20 con il Gore Drinker che dovrebbe già aver ricevuto una bella batosta, con i portatori di Sunderer che ne escono assolutamente avvantaggiati. E tra l'altro Zeni nel primo game che gli abbiamo visto giocare aveva pilotato un Kennen, quindi rimane l'identità del forte teamfight con Wukong. Non c'è il turbine elettrizzante, c'è il ciclone, ovviamente, che ti va ad aiutare. Si tratta sempre di turbini in qualche modo, però abbastanza diverso il funzionamento e i danni che può portare soprattutto Wukong, molto più utility focused rispetto ai danni puri, danni grezzi che ha un Kennen. Però c'è la possibilità di arrivare facilmente su una backline immobile come Miss Fortune e anche Zoe, sostanzialmente, che ha solo il balzo nel portale, che è molto situazionale come mobilità. E è un assist incredibile, ovviamente, per l'entrata dell'eroe. Galio non è da sottovalutare in quella corsia centrale, perché può assorbire tantissimo i danni di Zoe nelle prime fasi. Non credo che vedremo una Zoe andare per una lama lunga, una spada lunga o una lama di Doran. Non è proprio il campione che desidera andare per quelle particolari tecnologie per gestire campioni con scudi magici come potrebbero essere i Galio o i Kassadin. Quindi hanno una bella draft i Bacon, sinceramente sì, hanno veramente una draft solida che fa paura, però dall'altra parte un po' quello che abbiamo visto anche nel primo game, tanta possibilità di giocare in snowball con non la stessa facilità di avere un 5 contro 5 comodo, però c'è comunque la possibilità di wombo combo con Set e Miss Fortune. Non c'è Leona questa volta, c'è il boss che ti va a dare una mano con le sue supreme, con i suoi controlli ad area, con le facce sfasciate. E ovviamente i danni dei pugni nelle mani, che non sono mai da sottovalutare. Assolutamente. E proprio perché entrambe le composizioni hanno una forte enfasi sul team fight, io vado a cercare nelle composizioni i campioni che fanno funzionare anche il gioco di sideline. Ed è lì che mi piace molto Wukong, perché non saranno assolutamente costretti al solo gioco di team fight i Bacon, potranno dire la loro anche nel gioco di side. E questo un pochino mi preoccupa, perché potrebbe essere fondamentale sul quale siamo un pochino più lafunosi, ma siamo in Rift, caro Giovannetti. Siamo pronti a partire con questa immagine dei Cherry Run degli Evocatori, ma siamo adesso pronti sulle lane e vediamo gli outplay, dei NC outplay dal lato blu, quindi hashtag OP se fate il tifo per gli italiani oppure niente, vedete i Bacon dal lato rosso e basta, niente hashtag BIA win, ragazzi. Mi dispiace, non avete questa scelta dalla vostra. Tornando seri per un momento, non ci sono enormi cose da segnalare, perché quel Predator Galio è l'unica scelta che esiste al momento nel meta. Da quando Vegar ha mostrato la via, ovviamente parlo di Vegar V2, il coach per esempio dei C9, ma ex in tante squadre europee e non solo, ha mostrato la via dei midlaner con Predator, la solo queue EUS è completamente cambiata. Galio si giocava così già prima, ma è stato quello che ha lanciato la moda, diciamo.
Ed effettivamente ha tra l'altro in questa corsia inferiore e in quel Wukong top degli ottimi appoggi per andare a cercare il gank anche prima di livello 6 volendo, assolutamente sì. Tra l'altro nel matchup, se sbaglio, che sei grande conoscitore di Galio, Zoe all'inizio non dovrebbe essere comodissima nel pulirgli la wave in faccia, dovrebbe essere Galio a riuscire a imporsi, a fare un po' il vocione grazie alla passiva e alla sventagliata con cui va a fare DPS sulla wave. Esatto. Dovrebbe essere in grado di guadagnare qualche turno, come viene definito in gergo, per mettere dei roam. Esatto, è un campione molto strano per i clear Galio, infatti vediamo che c'è comunque un materializzatore, ma prima di parlare di Galio parliamo degli schiaffi top lane, perché i conquistatori sono stati proccati, non ci sono ovviamente tanti danni da parte di Bobista, già state le facce sfasciate, si ritirano entrambi dietro le proprie minion wave. E sì, dicevo, entrambi hanno lo smaterializzatore perché Galio ha un più facile accesso ovviamente alla wave con le sue Q e con la sua passiva con i danni ad area. Zoe nei primi minuti soffre sì il wave clear, ma appena mette un po' di punti nella Q non si guarda più indietro, entrambi credo debbano andare obbligatoriamente per quel dematerializer per avere più pressione possibile. Galio deve averla d'obbligo, ora che ha il predatore. Zoe non può rimanere troppo indietro perché altrimenti non lo butta più giù il colosso Demaciano, che si vede comunque che può assorbire questi danni all'inizio grazie allo scudo magico della sua passiva e in generale allo scudo di Durand. Victor però preme e questo, nonostante veda Galio, mi fa piacere, anzi, non vedo Birdio, quindi mi fa ancora più piacere. Non sia mai che ti faranno vedere un Birdio nel team avversario. A quel punto cosa faresti? No, è il panico, a quel punto non so scegliere. Tra l'altro Victor ha giocato Birdio Rosa in PG Nationals, me lo ricordo, non è andato bene il game, però l'ha giocato, quindi è ufficialmente un adepto della chiesa del Gallio Rosa. Rosa però, bellissimo il duo Rosa dei Bacon in botta, a proposito, è quella maestosa, Bellissimo quel Brom. quella coppia di skin tra Lucian e Braum. Brom veramente fabulous. Anonymous sta trattando verso top dopo aver già effettuato il clear top to bot, quindi potrebbe andare a prendere scatole ovviamente nel quadrante indisturbato, e Esatto. questo è in realtà frutto del plan a specchio di RNZ. Molto spesso vediamo i Viego pattare a specchio rispetto agli Sinn perché non vuole incontrarlo sullo scatto. Gli Sinn è un campione che ha inventario vuoto, è già fortissimo, può lottare con il doppio dell'abilità di un campione normale, ma Viego ha bisogno di tempo per ingranare, quindi spesso e volentieri va per questo piano PvE, atto a interagire meno possibile col resto della mappa, chiamando i suoi solo laner a tenere alta l'attività per andare eventualmente ad aiutarlo in un caso in cui lì si nemico si faccia sotto. Bobista sta giocando una fase di corsia such strong, così da manuale, è bellissimo vedere di fare wave management. Prima stavo col fiato sospeso nel vedere se su quell'allestimento di slow push l'avversario avrebbe rotto per andare al crash, invece ha tenuto lì la wave, ha messo Zeni alle corde. Questo non è un gank che puoi fare, Renzi, lo sai meglio di me. Non puoi farti sotto con un tuo Wukong in quelle condizioni. Qui scatta la doppia se si muove bene con le meccaniche Bobista. Qui, esatto, Renzi si deve accontentare di interagire con la wave per regalare un crash e un recall al suo top laner. Questa è una vittoria su tutta la linea per Bobista, che tra l'altro non è nemmeno detto che debba far crashare. Sette è un campione che investe molto volentieri un sacco di suoi punti vita, avendo una passiva fatta apposta per ristabilirne una buona dose, e tra l'altro può anche utilizzare una tech molto simpatica di fare pugni nelle mani girato, senza Esatto. sparare sulla wave, per utilizzare lo scudo e tenere congelata la wave in quello spot. Non glielo vediamo fare perché c'era comunque Renzi insistente in quella manovra, ma chiamando così tanto tempo il gunner nemico a impedirgli di fare wave management, ha praticamente preso il tempo di due gank. Tra l'altro, piccola nota, vediamo che nell'inventario non ha solo la lama di Doran, e anzi era partito con la spada lunga, l'ha presa dopo, l'oggetto di Doran, perché ha effettuato un cheater recall che di solito ti porta a non perdere nulla, essere pari all'avversario se non uno o due minion sotto se sei particolarmente lento. È sopra di 15 minion, sta giostrando alla perfezione questo duello in corsia superiore, e anche, non il TP advantage perché adesso anche Wukong lo vediamo è tornato verso quella zona di mappa a piedi, ed anzi si sta attardando a tornare in lane perché è andato a spottare qualcosa nella giungla avversaria, è andato a piazzare un lume invisibile. Però è tanto importante quello che sta facendo adesso Bobista, raggiunge già il livello 6. Non credo abbia soglia di letalità sull'avversario, non credo possa ucciderlo, però è già un set che praticamente è letteralmente full build. Victor utilizza perfettamente la cintura a razzo raccolta dal suo furto di incantesimi e si allontana dal tentativo di ingaggio di
i Seconds, che ha ovviamente adesso anche il Predatore, è già tornato in base, farà lo stesso anche Victor, sono praticamente pari in inventario, entrambi mid laner, così come entrambi top laner, e semplicemente si guardano un po' male su tutta la mappa, non c'è stata un'azione vera e propria finora. È un piano che in realtà fa contento tutte e due le squadre, sembrerà paradossale ma è così. D'altronde Bobista la top se l'è vinta da solo, non era assolutamente scritto che andasse così, è stato bravissimo a imporsi su Zeni ed è uno Zeni che deve accontentarsi di perdere poco la corsia, perché se esagera con la pressione, se non mette da parte l'ego, rischia di far crollare tutto il castello a protezione di RNZ e del suo jungling PvE. Quindi deve accettare questo stato della wave, deve accettare il fatto che ci sia una monster wave allestita che va verso la torre di Bobista. Bravissimi Anonymous e Bobista a alzare il baricentro, a dare fastidio a Renzi. E arriva perfetta la sinergia, il kick nelle facce sfasciate, nella powerbomb, finisher davvero, tag team perfetto di questi due giocatori. La top side degli Outplayed è on fire per primo sangue. E di nuovo Zeni, per quanto sia un livello sopra e per quanto abbia il fulgore dalla sua, non è contentissimo di vedersi la wave andare sotto la torre di Seth. Seth, l'avete visto, molto spesso la regia ci sta dedicando tempo su questa corsa superiore. Bobista in molte occasioni accetta di prendersi dei trade anche da uno svantaggio posizionale, magari con più CS per l'avversario che lo danneggiano, perché Wukong non ha la passiva di Seth, perché Wukong deve... poi andarsene con la coda tra le gambe, mentre Seth se ne può stare lì a raccogliere una rigenerazione HP spaventosa grazie alla passiva, e sta congelando adesso, se spero riesca, è un po' troppo vicino alla torre con quello blow dalla minimappa, quindi non riesco a vedere, credo una buona parte della wave sia crashata, ma quello che ha prodotto il wave management di Bobista è esattamente questo. Zeni non si poteva staccare, anche se l'avesse fatto avrebbe perso tantissimo con quella wave enorme a distruggere la wave nemica, e ha messo Zeni in una lose-lose situation Bobista. Fino ad ora, devo dire, sarà l'empatia per il collega top laner, sarà che gioca dei pick che conosco molto bene, ma Bobista mi sta sembrando pretty on point. Abbiamo visto un tentativo di affacciarsi in corsia inferiore da parte di Seconds e RNZ, niente da fare per loro, posizionamento buono da parte di Shredder e Maoki, e soprattutto stava arrivando nuovamente Anonymous da quella parte, quindi poco da fare. Bello il double tap qua di Maoki che va a colpire Johnny, si curva il proiettile e va a colpire nella schiena il povero Lucian, che si prodiga per far sì che non ci sia un congelamento, che però arriva lo stesso da parte degli Outplayed. Adesso stanno... avevano sofferto fino adesso in corsia inferiore, ma hanno di nuovo tutto quanto da parte loro, e vediamo addirittura nuovamente Bobista che la wave crash verso di lui, si preoccupa di andare a picchiare l'avversario per allontanarlo ulteriormente. Stanno giocando alla perfezione, occhio al bullet time trovato, Kamita all'uncino, l'uccisione arriva nonostante l'arrivo dell'entrata dell'ore da parte di Seconds, che permette comunque a Johnny di trovare un'uccisione in risposta. Questo libera Bobista nuovamente di picchiare l'avversario sulla wave, occhio al ciclone che non va a segno, sì, viene noccappato. Ma quello è il clone per Bobista, sfortunato qua, flasha via, ma arriva anche Anonymous, calcia l'avversario e Zeni viene giustiziato nuovamente da Lee Sin. Si picchiano su tutta la mappa, Outplayed e Bacon, e gli Outplayed riescono a trovare più uccisioni degli altri, quindi va bene così. Assolutamente va bene così. Renzi si affaccia con sette metitura, va addormentato, subito utilizzato la bolla della nanna e l'addormentamento, deve utilizzare la vendetta lacerante in senso difensivo, addirittura il jungler dei Bacon. Perfetto Victor in questo caso. Gran lavoro di Victor, ha di nuovo mandato a vuoto a Renzi, gli ha preso un sacco di tempo. E rivediamo l'azione in bot, perché Maoki qui ha un pochino peccato di gola. Qui è subito flash sotto la tua torre e sei nel chilling, termine tecnico, ma no, insiste, si innamora dell'idea di riuscire a raggiungere la lanterna e mantenere il flash, ed è un'idea che non andrà a buon fine purtroppo. Peccato davvero, perché era stata una giocata fenomenale, era un 2v2 vinto con risorse sottratte al midlaner nemico, era già una vittoria su tutta quanta la linea, andava solo speso il flash nel modo più cauto possibile. Riprendi un po' impietoso qua nei confronti del povero Zeni, che si era visto il clone essere ultato dall'avversario, ma comunque flashato verso il jungler nemico, che non sapeva ovviamente essere in quella zona di mappa, sfortunato, e non lo aiuta il replay. Qua viene conquistato il drago dai Bacon, uno per uno sulla conta di questi obiettivi neutrali, si libera una landa della nuvola, come ci viene rivelato adesso dall'annunciatore.
Questa scena l'ho vista almeno due volte ieri, se non sbaglio, è strano, è veramente inferno più montagna curse, più nuvola, sì, è la nostra maledizione, però una maledizione buona, perché comunque ci sono buoni utilizzatori di quell'anima, c'è Lucian, c'è Wukong, c'è Seth, non mi dispiace vedere un'anima della nuvola qua, il mio inner Galio è contento quando vede quell'anima, ovviamente. Occhio, lo stordimento ne ho trovato con i passi del gelo, ma c'è anche l'uncina da Nikami, Daria la fattura glaciale. Stanno arrivando nuovamente tutti quanti, ma c'è anche il TP di Bobista, il bullet time per disperdere gli avversari. Arriva Bobista che corre con la Q attivata. La vendetta lacerante va su, arriva da Renzi che deve presciare via. C'è Victor anche dall'altra parte, viene stordito, ma ha già addormentato la dica di avversario. Kamita cadrà per mano di Shredder. Viene provocato dallo scudo di Duran, ma deve allontanarsi nuovamente. Shredder vivo per un soffio. Maoki cadrà nuovamente. Bello lo stordimento di Shredder. Regala però una doppia uccisione all'avversario. Arriva però Bobista, che ne trova una tra un'altra e trova la connessione anche su Arenzi. Non è una carneficina perché c'è Bacon vivo, cioè se c'è Zenny vivo per i Bacon. Ma che giocata di gruppo degli Outplayed. Sì. Davvero, davvero, davvero bravo Shredder lì nel trovare l'uccisione, se non erro, su Johnny, andare poi a immolarsi connettendo con Q1, Q2 su Seconds, tenerlo lì per l'inserimento di Bobista che aveva fatto il giro larghissimo. Bravi davvero, è comunque una lunga schermaglia che va su un movimento scelto e messo in atto dai Bacon, in cui il solo Zenny è libero di agire da solo, ma è uno Zenny che non ha raccolto chissà che. Ha raccolto un po' di tempo, un po' di free time su quella corsa superiore, ma dovrà presto trovarsi contro un tale Bobista sullo score di 3-0-2. Qui parte male il trade, parte davvero davvero male. Maoki, colpevole di farsi investire da tantissimo danno, poi viene prontamente alzata la debox. Se avesse optato per un miglior posizionamento di quel bullet time, tra l'altro poteva già scapparci un'uccisione su Kamita. Victor che qui trova subito l'inserimento. A usare tra l'altro la passiva, l'attiva del predatore molto bene per arrivare dai suoi compagni, ma il danno qua è stato ingente. Forse Maoki il più goloso nel soggiornare in quella porzione di mappa quando poteva semplicemente aspettare l'avvento di Anonymous e Bobista, ma tant'è, cadrà la nostra bot lane, ma facciamo 4-2. Sì, Maoki sta venendo un po' punito comunque da degli avversari che sono veloci a chiudere su di lui. Lucian e Brom sanno essere letali in questo, perché i morsi del gelo vanno ad applicarsi molto velocemente quando da quella parte c'è un Lucian. È praticamente uno stordimento punta e clicca a disposizione del team dei Bacon GG adesso, che cerca un'invasione sul potenziamento rosso. Anonymous si avvicina, Shredder ha anche visto gli avversari, quindi potrebbe cercare l'uncino e va a trovare il bersaglio migliore, proprio Viego nel bullet time, ancora una volta giustiziato da Anonymous. Il red buff è andato anche alla D-Carry, Kamita deve scappare, Anonymous viene interrotto dal suo tentativo di fuga dall'entrata del re, ma solo per un attimo, scappa via di nuovo. Bobista prova un'altra volta l'ingaggio su Zenny, il ciclone salva solo per un po' l'alto planer dei Bacon GG, ma Bobista corre, Seth può essere velocissimo, le facce sfasciate fuori di range di un soffio. Sarebbe stata una solo bolo stupenda per il top laner degli Outplayed, che non potrà insistere, non c'è il flash, c'è quello di Wukong e c'è una torre soprattutto a proteggere la scimmia. Tra l'altro il secondo pugno, che ha un range un pelo più lungo, non ha connesso per veramente un pixel, le facce sfasciate a loro volta per un pixel. Peccato davvero, ma ottimo il posizionamento di Anonymous, che va praticamente a mettere sul piatto d'argento, sul bullet time di Maoki, l'avversario, e qui riesce nella great escape il buon Anonymous nell'andare in salvaguardia su Shredder. Fatto uccisione 1-0 con un sacco di tempo per Bobista, che continua a giocare imperterrito, e mi ricordo di averlo definito in difficoltà nel matchup, almeno sulla carta, ma sono pronto a rimangiarmi tutto. È stato dalle primissime battute di questa landing phase il miglior giocatore dei due, è stato quello che ha trovato più trade vincenti, che ha saputo giocare attorno ai punti di forza del proprio campione e che ha annullato quell'avversario. Zenny all'inizio del game davvero troppi trade. Maoki quasi si addormenta sul freeze. Doppio scudo su di lui, sia la salvaguardia sia la lanterna, e qua abbiamo visto che Lucian è pericoloso, semplicemente non puoi sottovalutare quanto DPS può mettere un campione che non è più il Lucian solo laner che ti picchia a livello 1 perché sì, però è Lucian, quindi fa tanto male. Sentiero della mietitura che annuncia l'arrivo del re in rovina e quindi fa immediatamente retrocedere un po' gli Outplayed nonostante il vantaggio. Non puoi comunque cercare di flippare troppo qua la monetina e cercare di ottenere sempre il fight vincente. Drago che verrà ceduto ai Bacon, è un primo drago della nuvola e sono una cooldown reduction interessante.
non è nulla di cui disperarsi. No, infatti, tra l'altro rischiano di concedere prima struttura, no? Andiamo indietro e riusciamo comunque a mettere un pochino in difficoltà gli avversari. Abbiamo trovato il primo mattone in top con Bobista contro Zeni. Abbiamo schiantato una wave che ha richiesto la pronta rotazione di Johnny e abbiamo ovviamente preso tempo al jungler nemico che non sta avendo un attimo di pace. RNZ non è riuscito a trovare un solo gank di successo e questo è un'ottima notizia per i nostri outplayed, perché l'avevamo detto sin dalla draft, quello è un Viego che vuole giocare per se stesso, vuole giocare pulendo e facendosi un sacco di affaracci suoi per arrivare a quel Sandra quanto prima. Questo Sandra è arrivato tardissimo, grazie al fatto che l'abbiamo mandato a vuoto tutte le volte che ha provato a gankare, e anzi siamo andati a prenderlo nella sua giungla per il First Blood regalato a Bobista, se ben ricordo. Comunque in un'azione che vedeva coinvolti Bobista e Anonymous, quindi abbiamo veramente messo in difficoltà. Significa che abbiamo trovato un sacco di spazio per il nostro quadrante mid-top jungle e attraverso questo quadrante possiamo vincere il game. Maunky e Shredder devono accettare di essere un po' il nostro weak side e bisogna dare quanto più terreno possibile a questo Bobista, perché se inchioda Wukong nella side ormai lo batte. E nuovamente un fight in corsa inferiore, Shredder viene immobilizzato con l'ustione, riesce però a spazzare via su Kamita, arriva il bullet time che fa tanti danni, non abbastanza per salvare il povero Shredder caduto per mano di Abbia con GG. Arriva anche RNZ in quella zona, l'unico che mancava per unirsi al fight. Questo apre però un'importante finestra agli offlane per prendere un'altra struttura dopo quella conquistata in solitaria da Set in corsia superiore. Forse e addirittura due. Il messaggero non dà la capocciata su quella torre, ma darà su quella interna che dovrebbe essere conquistata senza alcun problema. Sono due torri per una presa in botlane dai Bacon GG. Gigantesco il trade, specialmente dal punto di vista strategico, addirittura la testata sulla T3. Interessante questa testata, anche perché potremmo lavorarci molto presto a quella torre dell'inibitore mid, visto come si sta mettendo bene il quadrante delle solo lane più giungla. Qua purtroppo in un 2 contro 3, che adesso diventerà tra l'altro un 2 contro 4, non possono fare molto i nostri. Peccato per la direzione di quel bullet time, perché forse poteva trovare almeno un'uccisione di ritorno su Kamita al nostro Maunky, ma di nuovo stanno spendendo tantissimo per infastidire l'uomo sbagliato, perché comunque l'uccisione è arrivata su Shredder. Maunky si è fatto i fattacci suoi mentre il resto del team trovava due strutture. Bellissima questa, anche interrotta l'entrata dell'eroe, e Maunky che era stato sacrificato un pochino per quanto riguarda le risorse si prende l'uccisione sul mid lane dell'avversario. Tutto perfetto per gli OP. Benissimo, è arrivato questo flank perfetto di Bobista che ha regalato una kill al carry che stava soffrendo. Ok, grazie. Non sapevo di questa meccanica utilizzata perfettamente qua da Renzi. Utilizza la sua suprema, quindi comunque un cooldown importante, però effettivamente va a cancellare l'addormentamento di Zoe con l'unstoppable. Bello, mi è piaciuto. Sì. Nell'istante in cui sta per poppare da drowsy a effettivamente addormentato, se va a metterci un'istanza di unstoppable sei safe. Un po' come col ritrarsi della Edione, lo puoi fare anche per esempio. Sì. Zeni. Che bello il flash da parte di Zeni. Quello nuovamente è solo il clone, la vera scimmia se n'è andata. E Victor combatte 1 contro 2, che potrebbe essere presto un 1 contro 3. Ma occhio, perché arriva anche Anonymous, c'è anche RNZ in quella zona. Vediamo se gli OP cadranno nel bait. Vede Seconds passare di lì Anonymous, non è stato spottato, arriva ora il pink, c'è il predatore attivato, arriva anche il teletrasporto da parte di Bobista, vogliono cercare di prendere questo fight, il calcio è buono per non capparne due, devono scappare improvvisamente i Bacon, sono tutti a 5 lì e non sono riusciti a prendere nulla e hanno anche speso un altro teletrasporto. Bene, bene così perché stiamo tenendoli sulla difensiva, stiamo riuscendo comunque ad aprire mappa. Guarda quante strutture abbiamo trovato nell'ultimo paio di minuti, veramente, da quella cavalcata trionfale del messaggero fino a connettere sulla torre dell'inibitore. E tra l'altro il solo Lucian, possessore delle risorse, è, se vogliamo, il peggiore su cui vederle riversate, perché quando il tiratore è l'unico ad avere risorse nella sua squadra, nella sua formazione, non riuscirà verosimilmente a farle pesare affatto, perché quello 0-3 Viego, quello 0-2 Galio, quello 0-1 Wukong non gli compreranno abbastanza secondi per mettere DPS. Al contrario, se Bobista dovesse riuscire a fare da gap closer con la sua suprema e arrivare nei paraggi di quel Johnny, con un facce sfasciate sarebbe istantaneamente abbattuto. Quindi siamo contenti così per come sono state ripartite le risorse. Sono 6.000 gold circa di vantaggio per i nostri, che in realtà valgono anche qualcosina di più se contiamo su chi sono andati i nostri e su chi sono andati i loro gold. Bene così, bene così. Adesso bisogna cercare davvero però il colpo del KO. Potrebbe essere addirittura
questo barone oggetto delle nostre attenzioni nei prossimi minuti. Abbiamo una buona possibilità di rusharlo se riusciamo a trovare la superiorità numerica. Abbiamo ottimo pick off per guadagnarcela con la superiorità numerica. Serve però giocare attorno a questa top. E puoi cedere tranquillamente quella prima torre. Sono solo un po' di minion che stai perdendo, perché Zenny ovviamente ti sta facendo giustiziare dalla stessa struttura. La torre che dovrebbe essere conquistata senza alcun problema, ed è così. Bisogna, come hai detto giustamente tu, prendere tempo. Magari ci vai anche a mettere questo drago della nuvola che va a pareggiare i conti per quanto riguarda la corsa all'anima. Però sì, mi piace proprio quello che hai detto. Le risorse che sono andate per Bovista e Anonymous sono comodissime, perché non hai... praticamente fatto digiunare Miss Fortune. Qua Victor ha perso la sua Q, ha colpito i Krags, ok, la pina era sensata per quello, però con quelle tre uccisioni per uno, con tre assist per Bobista e quattro per Anonymous, hai adesso sostanzialmente due campioni full build. Lee Sin ha anche lo stopwatch, quindi marcerà verso un angelo custode per non vedersi sfumare quel vantaggio andando a cedere una taglia facilmente. Vediamo se Seth farà lo stesso. Per adesso per lui c'è solo un cristallo di rubino che non ci dà grossissime informazioni, però sembra tutto pronto al fight effettivamente. Dall'altra parte non bisogna sottovalutare quello che può fare un Galio, quello che può fare un Wukong, ma con un Viego 03 è tutto troppo facile. Viene calciato via Johnny, non perfetta la meccanica di Anonymous, che credo volesse utilizzarlo dall'altra parte, ma lo scatto di Johnny ha fatto bufferare via. Sì. Quindi si resetta nuovamente l'azione. Gli OP sono in controllo della zona del barone e stanno ancora pulendo la visione. Bobista in avanscoperta, ovviamente. Gli altri tutti nella zona del pit. Esatto, questo deve fare Bobista. Deve mettersi in una posizione diametralmente opposta all'obiettivo quando ha TP up. Altrimenti, se immaginiamo una biforcazione del team attorno all'obiettivo, da una parte c'è Bobista, dall'altra c'è il resto del quartetto. Perché nessuno può andare a prendere Bobista. Possono farlo, ma ci mettono 25 secondi a tirarlo giù. E in 25 secondi si spera che il resto del team possa raggiungerlo nella posizione del combattimento. Qui rischiano tantissimo, tra l'altro, i Bacon a non rispettare la posizione dei nostri, che stanno minacciando la possibilità di lasciare barone in faccia a loro, e potrebbero quasi farlo i nostri, visto quanto lentamente stanno reagendo i Bacon. Vogliono chiaramente combattere qua gli outplayed, per come stanno girando attorno a questa mid lane si capisce che quello che vogliono è il fight per liberarsi dell'obiettivo, ma forse si accorgono che hanno uno spot qua di fare qualcosa. Mauki si aggira intorno alla zona, Victor carica una bolla che va a segno, la Paddle Star che va ad aggredire, ad inaugurare questa aggressione sul barone Nashor. Bella la bolla della Nanna invece su Lucian. Kamita la para con il suo indistruttibile, lo scudo di Durand, che intercetta per un attimo solo Zoe, già al di là però del muro col suo salto nel portale. Si resetta l'azione, si resetta il barone, non c'è spazio per fightare. Anche se i cooldown sono tutti up, gli outplayed vogliono cercare l'angolo perfetto. Qua serve, come dicevi tu, il flank di Bobista, il TP sta per tornare, quindi quello potrebbe essere veramente il momento giusto. Sì, dobbiamo comunque gioire, abbiamo preso un sacco di pressione sulla botlane, solamente adesso Zeny è andato a cogliere le wave dopo che almeno un paio si sono schiantate, in top altrettanto, ed è lì che si fa il god differential, signore e signori, è su questo tipo di gestione della mappa, il condannare gli avversari a stare lì se no gli fai l'obiettivo in faccia. Anonymous qua perché si parte, c'è il TP, c'è anche il cooling, Victor è bassissimo, Zeny si lancia, trova l'uccisione sul mid lane all'avversario, Anonymous è in mezzo a tutti quanti, credo cadrà anche Maoki, la lanterna lo parte in salve, Bobista ha cancellato Johnny, cade anche Zeny, ora stanno tutti quanti inseguendo il resto dei Bacon, Anonymous con la prima uccisione dei tre rimanenti, RNZ potrebbe salvarsi grazie alla velocità del sentiero e la mietitura. Bellissimo il tentativo di engage dei Bacon, ma ottima risposta di Bobista e specialmente di Shredder che ha portato in salvo Mauki. Anonymous ha trovato un angolo per il calcione perfetto, davvero non mi spiego come i Bacon abbiano individuato una buona situazione per prendersi il fight con Bobista e Anonymous fuori dai propri radar, era naturale che fossero ancora da quelle parti. Ovviamente il replay su questo barone free per i nostri mostrerà l'angolo che hanno trovato Anonymous e Bobista. Peccato che Victor non riesca a trarsi in salvo, d'altronde non era provvisto di flash, quindi era molto vulnerabile all'inseguimento degli avversari, ma è un 3 per 1 con barone annesso e questo strappo sul grafico dei gold dovrebbe bastare per infliggere il colpo del KO. Possiamo prendere le side, possiamo dettare la legge di Bobista, Anonymous e Victor sulle sidelane e lasciare che poi il resto della mappa vada giù con il power level pazzesco che possiamo esprimere in push. Non credo proprio possano farci nulla né Zeny né RNZ né Seconds. Bisogna solo premere con questa mano del barone in 1-2-1.
Adesso è di nuovo un momento importante perché, come la minimappa ci ricorda, quel timer grigio ci segnala che siamo entro il minuto dallo spawn del drago. È un terzo drago, non è il drago dell'anima, ma comunque qualcosa su cui si può fightare. Dato in entrambi gli obiettivi, o comunque è qualcosa su cui gli outplayed possono andare dopo aver pushato queste wave come stanno facendo. Arenzi è l'unico che si va a mostrare adesso, deve schivare con le sue facce spettrali la Q di Lee Sin. Questa è una torre che non può essere difesa da parte di Bacon. Cadrà e potrebbe cadere anche l'inibitore. Shredder a fare da guardia per impedire un ingaggio da dietro da parte di Kamita. Inibitore completato, conquistato. Anonymous ora. Lanterna via con il passaggio oscuro. Zeni sta picchiando intanto in corsia superiore sulla T2. Però stanno facendo lo stesso gli outplayed. Ed è sempre quello scambio, quel trade vantaggioso. Hai trovato di più rispetto a quello che hanno trovato gli avversari con un singolo push. Addirittura c'è Bobby Staura che può andare a gestire la scimmia avversaria, mentre i suoi compagni di squadra si prendono il drago che li porta a Soul Point. Soul Point dunque 3-2 sui draghi, siamo sui 7k, anzi 7k precisi di vantaggio per i nostri. Abbiamo tra l'altro quella che temevo fosse un'opzione per i Bacon, invece tutta per noi, l'opzione di giocare sideline, l'opzione di premere anche nell'1v1 sulle side, nell'andare a cercare Zeni, chiamarlo fuori dal fight, batterlo perché a questo punto Bobista non è secondo nessuno in mappa e andare poi a giocare o l'1-4 o addirittura l'1-2-1 con Victor sull'altra side, specialmente adesso che ha il teleport. Tra l'altro, per quanto riguarda il terzetto che rimarrebbe giungla e botlane, avremo un ottimo disengage col kick, con Thresh, con la lanterna, quindi davvero è una perfetta situazione per fare 1-2-1. Abbiamo visto che semplicemente sfrutta una già buona posizione della wave top per prendere quella che sarà verosimilmente la ultima torre interna delle tre. Conquistata senza problemi, sono tutti e cinque gli outplay. Da rallentata adesso Anonymous da un colpo della Q di Rom, ma è veramente poco quello che può fare. Ha vuoto la pad star di Zoe, non c'è possibilità di ingaggio probabilmente, cioè, può essere solo un po' di poke da parte di Victor che sta cercando degli angoli per continuare l'assedio. La wave è abbastanza nutrita in questo caso, potrebbe effettivamente arrivare la conquista della struttura grazie solo a quel minion cannone. Quei danni li ha fatti credo solo Victor con una Paddle Star, ma effettivamente una Zoe a tre oggetti che ha appena fatto addormentare quel Diego, una Paddle Star parata da Braum. Abbiamo previsto in chat, è molto in draft, molto ovviamente comoda come interazione, però giunta a questo punto della partita, quel indistruttibile non può pararti da tutte le Paddle Star, e ce lo racconta Johnny con quel bel chunk di HP che si è visto sparire da una singola Q di Zoe. Bello assedio da parte degli outplay, dovrebbe essere scaduto adesso il barone Nashor. Tornano in base a spendere questi soldi che hanno guadagnato e si preparano per contestare un prossimo obiettivo, un prossimo drago, un prossimo baron, quello che sia, si potrebbe combattere adesso. Sì, siamo assolutamente online per combattere, siamo con un cospicuo vantaggio nelle tasche, abbiamo un ottimo teamfight, abbiamo la pressione sulle side, quindi possiamo addirittura creare quelle situazioni in cui, minacciando costantemente il fight, stiamo tenendo sul che va là gli avversari e stiamo in realtà prevaricandoli sullo split push. Davvero abbiamo una tela bianca di possibilità davanti a noi su questo late game, bisogna tenere però la pressione alta, concedere tempo a quel Viego di tornare online, a quel Wukong di farsi nuovamente pericoloso, di accumulare pian piano degli item difensivi a questo punto che lo tengano comunque online, lo tengano pericoloso, lo tengano durevole all'interno del fight per fare un po' il lavoro di comprare secondi che fa Renekton, per intenderci. E per quanto riguarda le bocche da fuoco, in realtà di pericoli ce ne sono, perché quel Lucian con tre oggetti e un cronografo dalla sua sarà molto difficile da raggiungere e da battere per la nostra formazione. Serve ancora una volta il miracoloso contributo di Bobista Anonymous in dive sulla backline. Questa è velocissimo, cioè ovviamente adesso una corazza dell'uomo morto da parte sua, può essere veramente insidioso per arrivare sulla backline per cercare anche magari un flank con la sua Suprema. Second si lancia su di lui e questo potrebbe essere l'assist proprio per la Suprema. Viene provocato adesso lo stesso Bobista. Sette lì, ha raggiunto Johnny, ha trovato un engage perfetto con tutti i danni che può mettere giù. Il bullet time arriva e arriva anche il ciclone. Dopo l'entrata dell'eroe, Zeni però è già bassissimo in HP e cadrà per mano di Mauki. Anonymous è stato stordito, ma non è stato abbattuto. Tanti danni da parte di Victor su Kamita. Anonymous prova a lanciarsi dentro anche a Victor. Poi i danni sul flank. Ha scambiato tantissime summoner in questo piccolo trade e continua a fare tanti danni anche Mauki. Cade a Karenzi, cade non ancora prima torre del Nexus, è solo questione di attimi. Cadrà adesso, cadrà anche la seconda. Gli outplayed approdano al knockout stage. Affronteranno i Movistar Riders.
ma di quello ci preoccuperemo domani. Per oggi si festeggia, caro Wolcat. Rock solid questi Outplayed, veramente un successo partito e portato a termine da quel binomio Top Jungle, grande lavoro anche da parte di Victor, che però si è potuto permettere di ricoprire un pochino più il ruolo da gregario, da fastidio, da zanzara nell'orecchio dei nostri avversari, mentre poi Bobista e Anonymous trovavano sistematicamente la profondità contro questa composizione tutto sommato fragile, una volta che Wukong e Viego sono stati tenuti in check dall'inizio del game e non hanno potuto friscalare. Quindi gran lavoro davvero, Bobista, sono così contento che la regia internazionale ci abbia dato tempo e modo di vedere come Bobista si è costruito quella lead, perché abbiamo potuto apprezzare veramente come un matchup non necessariamente facilissimo è stato tramutato in uno stomp totale della nostra top lane, fino ad aprirci il tappeto rosso verso il Nexus nemico. Davvero davvero bravi, bravissimo Anonymous, nonostante si sia preso qualche licenza poetica sulle meccaniche di Lee Sin, è stato uno straordinario playmaker assieme a Bobista. Abbiamo visto in queste Ebidian Cup tanti top laner che hanno giocato molto bene la fase di corsia. Ovviamente il primo pensiero va allo Skarnin che abbiamo visto ieri su Fiora. Però difficilmente abbiamo visto, che io ricordi, a parte proprio matchup clamorosi a favore di uno o dell'altro giocatore, questo tipo di esecuzione così sistematica da parte di Bobista. Sempre in vantaggio, abbiamo detto, già dal primo rimbalzo del rimbalzo della wave, praticamente dal primo cheater recall era costantemente avanti di 10, 15, 20 minion che sono andati ad essere sempre così importanti, non tanto per le statistiche e i gold e quello che ti danno, ma proprio per il tempo che poi quel set riesce a spendere sulla mappa. Gli interventi in giungla per aiutare Anonymous, gli interventi nei fight più avanti, in bot lane, arrivando prima di Zeni, veramente, chiaramente MVP di questa partita, se ce n'è uno, secondo me, Bobista, già a partire dai primi minuti, insieme anche ad Anonymous, che comunque giustamente si è portato sulle spalle il... tutto quello che c'è da fare per quanto riguarda orchestrare i tempi di gioco. Possiamo permetterci di tirare un po' le orecchie, visto che possiamo festeggiare a Mauki e al suo positioning in lane, però, come ho detto prima, ci preoccuperemo domani di questo, perché a questo punto si conferma il passaggio degli Outplayed, affronteranno i Movistar Riders, probabilmente uno dei matchup più difficili che potrebbero trovare in questo knockout stage, in questi ottavi di finale, però... è una best of three e questi Outplayed sono finalmente convincenti. Un po' come gli Axot, la prima partita un po' più arrugginita, la seconda molto molto più solida. Assolutamente sì. E Bobista, sì, mi permetto di definirlo anche il nostro MVP nella sconfitta avuta sul qualification match con quel Gangplank, quindi assolutamente si conferma. Forse uno dei più in forma degli Outplayed, sicuramente quello che sta rendendo di più ed è molto visibile la sua resa. Devo assolutamente complimentarmi con tutto il quadrante delle solo lane giungla, perché hanno completamente annullato il jungler avversario, e quando quel jungler ha velleità di fare il carry, come quando si aggiudica Viego, mandarlo a vuoto, tenerlo affamato, mandarlo su uno 0% di KP a 15 minuti con considerevolmente meno CS del tuo jungler, è una win condition, è assolutamente quello che ti basta in una stagione come questa per andare a vincere la partita, per andare a dominare la partita, specialmente quando a te invece spetta l'aggressione, spetta giocare in avanti come vuoi fare quando hai Lee Sin dalla tua. Davvero bravissimi, molto coerenti con la draft raccolta nel playstyle, bravissimo Victor, la botlane un po' truffaldina che ha voluto, ha mal digerito il fatto di essere la weak side in mappa, però è stata una partita assolutamente dominata dai nostri e ben portata a casa. Adesso testa al knockout stage, che non sarà facile, non lo poteva essere, d'altronde qui è stata fatta una scrematura importante, da ogni gruppo ne sono uscite due soltanto, e vedremo se riusciranno a fare il colpaccio gli Outplayed, perché di colpaccio si deve trattare a questo punto. Assolutamente sì, servono le ali dell'entusiasmo, non credo che siate riuscire a giocare un'altra Aram con Victor per riuscire a carpire un po' come sono i suoi umori, però penso che saranno comunque positivi, penso che ci sia davvero poco di cui lamentarsi da parte sua. Ma adesso chiudiamo con questo gruppo B, abbiamo chiuso già col gruppo A, e tra poco si passa al gruppo C, BTS contro Team Queso, come sempre, chi vince è fuori, chi perde è fuori, chi vince va al turno successivo, ma ci preoccuperemo di questo dopo una brevissima pausa, a tra poco. A tra poco.